Salve a tutti, bentornati ad un altro video commento sempre dal Tata Steel. Quest'anno particolarmente foriero di partite interessanti. D'altra parte, ci sono 14 Super Top GM appunto posti lì. Per questo, e vediamo una partita del settimo turno tra Caruana e Maxim Vasce lagrave Come abbiamo visto nella partita precedente. Anche in questa ci saranno dei pedoni cosiddetti avvelenati che se catturati possono essere in qualche caso indigesti per l'ingurgitatore. Quindi vediamo un po' cosa è successo in questa partita. Se l'ingurgitatore si è salvato vincendo, oppure ha avuto la peggio. Questa partita è caruana gioco con il bianco. E vacilla Grav con il nero, si inizia con E4 C5, quindi una difesa siciliana e si entra ben presto, probabilmente nella variante, l'apertura più giocata sulle scacchiere, ossia la variante Nidorf. Quindi cavallo F3 D6 D4, quindi il bianco entra in una variante aperta. Questo pedone viene cambiato subito, sempre. Questo è uno dei principi della siciliana in cui il nero si trova con due pedoni al centro contro uno solo del bianco, però il bianco ha maggiori possibilità di sviluppo. Cavallo per D4 avendo entrambi le diagonali per gli alfieri aperte. Cavallo F6 si attacca E4 che viene tipicamente difeso con cavallo C3. E dopodiché eh, la mossa caratteristica della Nidorf la spinta a 6 che preclude al bianco l'utilizzo di questa casa, piuttosto fastidiosa anche perché dà direttamente sulla diagonale che va al re nero ok ora qui tipicamente ehm, la variante più giocata pare sia l'attacco inglese o qualcosa del genere è quella con l'Alfere 3 che più conservativamente mantiene l'Alfere nelle retrovie e si appresta però a sfruttarlo successivamente nella partita Caruana gioca viceversa l'alfiere G5 che è quella più tagliente che va subito a mettere un qualche problema al cavallo di modo che il nero non possa spingere facilmente 5 può magari minacciare il cambio in modo da Rompe la struttura pedonale del nero e, eventualmente, se questo pedone è, viene spinto, attacca pure la GX con abbastanza efficace La dona, quindi, una manovra che vede l'alfiere piuttosto compromesso, viene messo all'attacco abbastanza in modo prepotente per il bianco. però un attacco efficiente che pone dei seri problemi all'avversario che, per l'appunto, spinge il Seiko con l'idea di frapporre l'alfiere in modo da rompere questa inchionatura. Ok qui l'idea del bianco tipicamente sono, avendo tolto presto l'alfiere, si può spostare sulla donna, magari lo copre pure e può arroccare lungo in modo da poi avere massima libertà per spingere i pedoni verso il re avversario che probabilmente arroccherà corto avendo la colonna C un po' eh, insomma, priva di pedoni. Però prima si spinge F4 in modo da, già da anticipare un po' ehm, l'attacco futuro dei pedoni. Anche perché al momento il nero non è che possa fare grandi cose per impedire al bianco di arroccare. L'unica cosa che può fare: la Grav, grave, quella che poi viene giocata in partita in realtà è questa donna B6, perché in pratica va ad attaccare direttamente B2. Quindi alla lunga potrebbe essere un problema, specialmente se la donna riesce a mettere le mani su questo. Per libato boccone, poter il bianco arroccare lungo con quel buco ci starebbe abbastanza male. Però questa è la cosiddetta variante del pedone avvelenato. Ora di solito si parla di pedone avvelenato quando un pedone viene preso e poi chi lo prende subisce le conseguenze. In realtà questa è una variante abbastanza giocata. Eh, ci sono dei pro e dei contro perché chiaramente il nero guadagna un pedone, però ora vedremo cos'è che ci rimette. E di qui il bianco gioca da una D2, continuando il proprio piano. Ovviamente se il nero non prende il pilone, poi il bianco potrà arroccare, e sistemarsi la sua situazione regale. Per cui qui, probabilmente, la cosa migliore per il nero è effettivamente prendere il pilone come viene giocato in partita. Altre varianti, cavallo C6 prevedono di solito alfere per F6, G per F6. Questo già rovina un po' la struttura pedonale del nero. E poi cavallo B3 blocca la possibilità di catturare in B2. Quindi il nero o lo prende subito? O tipicamente quel pedone poi rimarrà lì, dopodiché il bianco arrocca e adios amigos, poi la, la situazione poi si giocherà sull'area di re dove il nero è già un pochino messo maluccio. Per cui la grave chiaramente prende in b2 e qui innanzitutto segue subito torre b1, la torre impresa, però viene giocata su questa colonna, guadagna spazio, guadagna posizione d'attacco e costringe il nero a perdere un tempo. La donna va in a3, quindi è chiaro quello che succede. In pratica il nero ha perso un paio di tempi per prendere questo pedone, ha favorito l'apertura di linea d'attacco del bianco, che quindi ha un compenso strategico sul pedone ceduto. Ora, di fatto, questa variante, la grave con il nero l'aveva già giocata, una partita con Grandelius sempre in questo torneo. Non era andata particolarmente bene, ma non per una conseguenza stretta oppure strettamente legata a questa posizione che stiamo vedendo ora, ma per un errore successivamente. È chiaro, il nero guadagna materiale, ma come al solito succede quando l'avversario ha un vantaggio strategico, poi deve stare molto attento a quel, a quel che fa, perché il vantaggio strategico si può trasformare in partita persa molto facilmente per il nero qui, ed è stato uno di quei casi. Ora di fatto Caruana, quindi sapendo che comunque l'avversario sta giocando a una delle sue aperture preferite, qui decide di svicolare un pochino dalle aperture più comuni. Eh, di fatto qui di solito il bianco gioca F5 nel tentativo di aprire subito il centro, mentre il re è ancora piantato. Qua se vuole arroccare deve perdere dei tempi, spostare l'alfiera, arroccare, il bianco può nel frattempo fare del macello. Ora qui il pedone non può essere preso, o perlomeno sì, si può prendere ma il nero non è che vada a stare particolarmente bene perché poi l'alfiere si cambia, c'è questa triplicazione pedonale che non porta niente di buono e non avendo più problemi di attacchi il bianco va nella casa di 5 con possibilità di doppio in C7 eventualmente si può rifare su pedoni a questo punto il re nero mi sa che non potrà più arroccare da nessuna parte sarà costretto a giocare tutta la partita in posizioni un po' preoccupanti in alternativa dopo F5 forse la più giocata, quindi la migliore è cavallo C6, quindi si preoccupa dello sviluppo, però qui F per E6, F per E6, cavallo, C per, eh, cavallo per C6, B per C6 e ora 5 Comunque alla fine della fiera il bianco riesce un po' a distruggere la struttura del nero. Qui se il pedone viene preso si crea questa impedonatura che non è granché bella anche l'alfiere si può cambiare dopodiché cavallo è 4 e comunque anche questo cavallo non, è non più da d5 ma da e4 riesce un po' a veramente a dare fastidio all'avversario la donna nera è ancora lontana dalle, dai giochi e quindi può poco ancora in difesa comunque caruana non gioca niente di tutto ciò niente f5 quindi ma alfiere e 2 questa è una mossa abbastanza poco giocata ma preannuncia idee mm, non proprio tranquille per l'avversario, per esempio sfruttare attacchi su questa diagonale a campo chiaro. La grave comincia a sviluppare, quindi cavallo C6, giustamente sarà bene che cominci, visto che il bianco comincia già a avere un vantaggio enorme di sviluppo, e questo cavallo però viene cambiato subito, quindi cavallo per C6, B per C6. Ok, sembra che il nero possa riuscire in qualche modo a ottenere comunque una struttura abbastanza solida al centro se non che il bianco crea lo squilibrio e, gi e gioca la spinta e 5 attaccando il cavallo e quindi contemporaneamente questo pedone ora è chiaro essendo il cavallo attaccato non è che ne lo possa ignorare questa minaccia ora se, se si apre con di per e semplicemente il bianco riprende e sono soliti problemi ora è vero qua si può eventualmente chiudere con cavallo di 7 per evitare complicazioni Tipo del, il matto in D8. Però il nero rimane comunque piuttosto chiuso in difesa con i pezzi bianchi che si stanno invece sviluppando con buon successo. Per cui qui probabilmente il nero prova a giocare la carta a cavallo di 5, cercando di in qualche modo togliersi il cavallo di mezzo, cambiarlo con qualcos'altro e poi vedere come fare a gestire la situazione del povero re che è ancora al centro. Però qui. Caruana risponde cavallo per D5 Fin qui ancora in passato era stata giocata una partita Che aveva continuato con C per D5 eh, Resta comunque abbastanza ambigua la posizione del re Che ha ancora parecchie mosse prima di poter arroccare Può subire attacchi su questa diagonale eh, Insomma non è proprio la cosa più tranquilla Qua però la Grav prova un'altra variante Gioca E per D5 Che sembra a prima vista interessante perché tiene questa diagonale chiusa. Ora l'unico problema potrebbe essere una possibile apertura della colonna E, però se il bianco prende in D6, segue alfiere per D6, poi indena rocca in tranquillità e qui non dovrebbe avere grossi problemi, tra l'altro ha un vantaggio di materiale. Potrebbe avere anche una possibile vittoria nel carniere. E qui non si capisce bene come il bianco possa effettivamente trarre vantaggio. Difatti, però c'è una mossa giocata da Caruana, ci ha messo anche mezz'ora per giocarla, che eh, crea notevoli problemi, la spinta è 6, che è proprio il secondo sacrificio di pedone di Caruana. Questo pedone può essere preso sia col pedone F che con l'alfiere, però prima cosa non si concede lo sviluppo all'alfiere campo scuro. Dopodiché chiaramente qui si minaccia di catturare in F7 e aprire completamente la posizione del re, quindi questa spinta va gestita. Se viene preso con il pedone F, si può anche decidere di, di sacrificare il terzo pedone F5 e dopo E per F5 giocare roba tipo alfere H5. Qui si può chiudere, ma a questo punto entra la donna e se vedete il re completamente al centro. Qua il nero deve perdere un tempo per salvare la torre donna f6 e eh, la posizione diventa agghiacciante non si può prendere questa alfiere perché c'è donna di 8 scacco e poi il re rimane completamente bloccato si può sacrificare la torre se viene presa bianco ottiene che queste case non sono più difese dall'alfiere e può dare matto in tre mosse Quindi probabilmente uno potrebbe pensare di giocare torre a 7 per bloccare eventuali attacchi successivi. Però comunque torre B8, il bianco mantiene l'attacco. Se non può entrare dalla porta, entra dalla finestra, attacca questo alfiere e la posizione è veramente poco sostenibile. Alternativamente, prendendo dalfiere sembra più sicura perché non apre grandi vie, però c'è sempre la spinta F5. Alfiere per F5 ora... A Prescindere dall'aprire questa colonna, il bianco può arroccare, attacca l'alfiere, alfiere E4. Poi torre B7, comunque il problema grosso è che nero non può sviluppare quest'alfiere attraverso la casa E7, quindi è completamente bloccato con il re al centro, al che il bianco dovrebbe avere giochi particolarmente difficili a sviluppare i pezzi e continuare l'attacco. Un'altra idea ancora potrebbe essere giocare alfiere E7. Però qui si può cambiare subito l'alfiere quindi costringendo il re al centro che ora non, non può arroccare vero il dio, poi ha spinta F5. Sostiene il pedone. Si apre la via per lo scacco di donna. Grandi opportunità di attacco anche qui per il bianco. Per cui cosa ha giocato Maxime Vascila grave? Chiaramente non può prendere sto pedone. Spinge F6. Cercando di mantenere il tutto più chiuso possibile, attacca l'alfiere. Unico problemetto, si apre questa diagonale e Caruana ne approfitta subito alfiere H5 scacco qua non si può spingere G6 perché c'è al per F6 si attacca la torre si deve spostare torre B3 scaccia la donna ora se viene preso questo pedone dopo l'arrocco qua il bianco sviluppa la torre sull'attacco e minaccia di chiudere la donna quindi qui non c'è tempo di prendere l'alfiere perché il nero perde la donna e di conseguenza comunque l'attacco del bianco monta. Alternativamente giocando qualcosa di più conservativo, mantenendosi la donna a posizione un po' più sana, che magari attacca F4, comunque c'è Alfiere G4, si salva l'Alfiere, si mantiene la difesa su e 6 al momento, ora questo pedone è difeso dalla donna bianca, quindi non può essere preso, che okay, spinta H5, Alfiere H3, questo pedone regge. Ed è una vera spina nel fianco perché blocca completamente l'avversario sotto una masnada di attacchi. Per cui, qua il nero prova a scappare con il re, tanto il suo destino ormai era segnato: quello di rimanere al centro. Segue Alfera H4. Salva l'Alfera, eventualmente si può pensare di riciclare questa Alfera attraverso F2. E ecco, forse perché viene giocata la spinta di 4. Ora, questo è un tentativo eventualmente di cambiare le donne cosa che alleggerirebbe la grossa posizione d'attacco che ha il bianco. Eh, in realtà vediamo un attimo anche un'altra alternativa che poteva essere al fiere per il 6, qui sempre succosa, però dopo al fiere f2 si attacca b6, si minaccia di arroccare, porta un altro pezzo in attacco, se qua si blocca con c5 il bianco può arroccare, ancora questo pedone non è catturabile perché comunque permette grossi sviluppi. Per il bianco sull'attacco per cui ok D4 se questo perone viene preso c'è questo scacco che poi si cattura l'alfiere quindi c'è questa piccola tattica in realtà il bianco comunque non va a star male lo stesso perché poi all'ingresso su B6 e il re Nero è ancora sotto grossi problemi tra l'altro probabilmente qui li perde pure un pezzo quindi diciamo che non ha risolto quasi nulla Vero che c'è questa possibilità di dare uno scacco catturando un H4, ma il bianco ha ancora il pallino del gioco in mano. Ad ogni modo, c'è forse anche di meglio. Viene giocata comunque il f 2 che minaccia effettivamente questo pedone, impedisce il cambio di donne almeno attraverso E3. Il nero prova lo stesso con donna C3 a cambiare le donne, sperando che ciò sia sufficiente a sfermare l'attacco arrembante dell'avversario in alternativa bloccare con C5 permetterebbe al bianco per esempio di giocare al F3 altra spina nel fianco questa grossa diagonale campo chiaro la torre si deve spostare e dopo F5 rafforza questo pedone di cui non si schioda più e questa è una debolezza che il nero si dovrà tenere vita naturale durante poi ovvio se il nero qui prova addirittura nuovamente a prendere in A2 il bianco rock. e poi a questo punto avrà da guadagnare un tempo sulla donna e un altro ulteriore sviluppo, se possibile strategico per il proprio attacco, ok. Quindi giustamente Maxime scila prova a cambiare le donne con una C3 per non essere ancora in tempo, qui, ora effettivamente, Caruana potrebbe cambiarle anticipando. Però preferisce per prima cosa mettere al sicuro il pedone. Perché se eh, magari. Provasse comunque ora a guadagnare il pedone con alfere per D4, cosa fattibile. Il nero cambia le donne, dopodiché fa fuori questo pedone. E uno dei grossi problemi che aveva il nero qui se ne va. Quindi, prima cosa mettere al sicuro questo pedone, poi si penserà al resto. Tanto ci pensa Maxima a cambiare le donne, dopodiché gioca C5 per cercare di rafforzare questo pedone. Ecco che il bianco sfrutta quella che abbiamo visto prima, la diagonale campo chiaro con alfere F3. La torre si deve muovere. Dopodiché è spinta G4. Ok, analizziamo un attimo la posizione: questa catena pedonale a questo punto è inamovibile, quindi il nero dobbiamo gestirla finché campa. Controlli questa diagonale è ineccepibile. La torre è bloccata in questa posizione. Il bianco controlla la colonna B. Presto potrà portare in gioco anche l'altra torre, viceversa. Il nero ha grossissimi problemi perché questo alfere non si sviluppa, questo alfere non si sviluppa specialmente anche grazie al fatto che c'è il pelone 6, eh, la situazione strategica è pessima, insomma. Per cui prova a giocare G6 qua è il nero, magari trovare uno sbocco per l'alfiere non farebbe male. Caruana se ne frega, gioca alfiere H4, tanto non ha paura dello scacco, e qui ne può dare uno a sua volta che gli permetterebbe di guadagnare il materiale, per cui alfiere 7 blocca questa iniziativa. Torre B6. Un'altra idea, attaccare D6, visto che questo alfiere è sovraccarico, per poi poter dare lo scacco in F6. Meglio che H5, quindi per il momento si ignora, non è tanto bene subito arrivare a questa semplificazione di materiale, anche perché il bianco ha ancora uno svantaggio materiale, quindi se liquida parecchi pezzi che ha in attacco può darsi che non lo possa ribaltare la situazione per cui H3 per ora ci se ne frega teniamo solida questa struttura a catena di pedoni adesso si sposta le 8 per evitare di prendersi lo scacco con torre per D6 e ora il del G3 e questo pedone sembra proprio che debba cadere il giocatore C7 nel, nel tentativo di poter far avanzare questi pedoni contro gli avversari per cercare qualche tipo di controgioco però si prosegue con Re di 3 ora questo pedone poteva cadere subito ma il bianco giustamente dice aspettiamo un po' vediamo di portare all'attacco più pezzi possibile poi si penserà a cambiare per trarne il massimo vantaggio infatti qui la spinta C4 non si può fare per via di Re per D4 viene giocata H per G H per G il nero semplifica una torre viene catturata dall'alfiere mantenendo comunque il suo occhio sulla grande diagonale e ho g per f5, g per f5 quindi tutte le semplificazioni possibili dal nero sono fatte e si ritrova col problema di tutti i pezzi completamente bloccati questo alfa è il bloccato questo che per entrare in gioco deve giocare tre mosse per cui intanto comincia a giocare alfa f8 magari con l'idea di piazzarsi la lunga su e3 può poter spingere ma è chiaro il bianco nel frattempo giocare c4 poi se lo porterà su a attaccare comunque il pedone di Ora occhio un attimo perché ci sarà da gestire questa infilata, quindi, però intanto il re si avvicina. Si prosegue con eh, torre a 7 prova a sviluppare la torre, il nero, tanto ormai ha capito che questo pedone non ha futuro. Alfiere e 4 lo difende, Alfiere e 7 e ora si decide a prendere Indy 6, tant'è che comunque il nero non è che avesse altri grandi piani. E con il re così avanti il bianco si può permettere di cambiare i pezzi, difatti alfiere per D6, Torre per D6, si minaccia questo pedone, Mascella grave gioca fiere di 7, finalmente può mettere il becco fuori, questa alfiere ma dura veramente poco perché gli viene cambiata, a questo punto siamo in un finale e il bianco ha molto più facilità a far fuori i pedoni del nero perché il nero può far fuori questi due pedoni, la torre attacca questo, il nero non sta attaccando niente. Questo pedone che è il più forte e ben difeso Le speranze per Ennio sono veramente ridotte al nomicino Quindi torre per A6 Torre B2 Ora uno di questi due pedoni probabilmente cadrà ehm, Poteva il bianco continuare a difendere Ma tanto vale catturare C5 Per poi far fuori pure D4 E a questo punto con due pedoni di vantaggio Questi due si sostengono Il bianco ha veramente gioco facile E Maxime Vascilla Grave è stato costretto alla resa Vediamo di fatto che comunque anche sul Torre F2 è unico modo per attaccare qualcosa. Re 4 si può dare qualche scacco. Ora il gioco finisce perché il Re in F4 difende il pedone. Il nero deve fare una mossa non di attacco. E il bianco si può permettere, dopo aver scacciato il Re, di giungere in F7 e far fuori questo pedone. Okay, si perde il pedone a 2, ma con questi due pedoni a questo punto che si proteggono a vicenda e liberi di avanzare, il nero non ha proprio storia. Ok, quindi abbastanza clamoroso questo fatto che Maxim Vascella Gravi sia stato sidurato due volte sulla sua amata apertura siciliana variante Neidorf, però così è andata stavolta, tra l'altro anche un errore proprio quasi in fase d'apertura ancora, lasciare aperta quella colonna E con, la, con il re ancora al centro. Anche se a prima vista poteva sembrare solida, in realtà è stata sfruttata perfettamente da Caruana per nuclearizzarlo. Quindi il settimo turno si conclude con due olandesi. Quindi, giocando in casa al comando, Van Forest e Ghiri, affiancati da Caruana e Firuja. Carlsen nel mezzo punto sotto, però ancora sta lì. Pronto a balzare alle caviglie degli avversari? Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!